Rinnovamento dell'infrastruttura tecnologica, cooperazione internazionale e analisi di rischio sono fattori fondamentali per le moderne tecniche investigative che hanno permesso alla Guardia di Finanza di portare allo scoperto, tra le altre cose, le truffe sul caro carburante. Ne ha parlato il comandante generale delle Fiamme Gialle Giuseppe Zafarana ieri nel corso dell'audizione alla sesta commissione permanente Finanza e Tesoro presieduta dal senatore Luciano D'Alfonso, nel corso della quale è stata citata l'operazione Oro Nero condotta dal Comando Provinciale di Pescara. Un complesso sistema di raggiri che ha generato IVA evasa per 45 milioni di euro su una base imponibile di 207 milioni. Questo impegno sta dando i suoi frutti, come dimostra l'operazione Oro Nero del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, cui facevo cenno precedentemente, che lo scorso 16 marzo, quindi pochi giorni fa, ha disvelato l'architettura di un sistema fraudolento in cui fornitori nazionali ed europei vendevano il carburante ai distributori indipendenti ad un prezzo apparentemente allineato ai valori di mercato, ma in realtà illecitamente concorrenziale grazie all'interposizione di società cartiere. Gli indagati, attinti da un sequestro preventivo di 8 milioni di euro, viaggiavano con autocisterne piene di carburante procacciato a prezzo agevolato e venduto ai distributori stradali, i quali massimizzavano ulteriormente il profitto praticato, praticando prezzi elevati alla pompa. Abbiamo denunciato più di 170 soggetti coinvolti in questo disegno criminoso per frode fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio. 45 milioni di euro che noi adesso recupereremo all'erario e recupereremo ai cittadini. Una operazione che ha dato il là ad un controllo costante H24 sul territorio per individuare presso distributori di carburante dinamiche che facciano pensare a un meccanismo analogo di truffa e illecita concorrenza.